Oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il comune di Finale ha scelto di illuminare il municipio di Arancione, aderendo così all'appello internazionale. Sì, non è la prima volta che lo facciamo. Buonasera, innanzitutto. Non è la prima volta che lo facciamo, riteniamo importante che non soltanto venga testimoniata in questa occasione, o meglio, sensibilizzata l'opinione pubblica su un fatto particolarmente grave, qual è la violenza che continua ancora a riguardare una parte del genere che abita la terra, che è il genere femminile. Una violenza che nella stragrande maggioranza dei casi si scatena all'interno delle mura domestiche, per cui i carnefici poi sono i mariti, i padri, i fratelli, un qualche cosa che fa parte della storia dell'uomo purtroppo, nel senso che non è che sia una invenzione della modernità, ma che comunque, nonostante l'evoluzione o la pretesa presunta evoluzione che la società moderna ha raggiunto, continua a verificarsi. Le cronache giudiziarie sono piene di episodi di stalking, violenze in generale, anche omicidi legati appunto a una presunta, come dire, proprietà che il maschio pensa di avere sul genere femminile. E poi tutte le conseguenze, secondo me poi il problema vero è un problema di natura culturale che non è facile da risolvere, non è facile da, diciamo così, estirpare, ma che la speranza è che col tempo la società possa in questo senso accettare diversamente le differenze, accettarle, riconoscerle e basare su queste poi anche l'uguaglianza vera tra i generi.